Busin. Ci siamo? Hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 339, contrari 61, la Camera approva. Bene, allora colleghi, adesso prima di continuare col nostro ordine del giorno io vorrei attenzione di quest'Aula. Sì, prego i colleghi di alzarsi, come purtroppo sapete lo scorso 14 luglio a Nizza in un atroce attacco terroristico attuato durante i festeggiamenti per la festa nazionale francese hanno perso la vita 84 persone, di cui almeno 5 nostri connazionali e 13 minori. E sono rimaste ferite oltre 300 persone. Nel giro di poche settimane ci ritroviamo ancora una volta in quest'Aula a commemorare le vittime della ferocia fondamentalista. Meno di un mese fa, colleghi e colleghe, abbiamo ricordato i morti dell'attentato all'aeroporto di Istanbul del 28 giugno e lo scorso 5 luglio quella del brutale attacco di Dhaka in Bangladesh. Come nel precedente attentato, la follia cieca del terrorismo ha colpito persone di diverse nazionalità, a testimonianza di come questa scia di terrore e di sangue stia ormai determinando una globalizzazione del lutto. È un fenomeno che colpisce ovunque, a qualsiasi latitudine, e non risparmia nessuno, non risparmia neanche le famiglie e neanche i bambini, attentando ai valori fondanti della nostra convivenza pacifica. Globale deve dunque essere anche la risposta. Voglio ribadirlo con forza. La barbarie di matrice islamista potrà essere sconfitta soltanto con un rafforzamento della collaborazione tra Stati a livello sia europeo sia internazionale. Occorre sviluppare senza indugio, soprattutto in seno all'Unione Europea, una reale cooperazione giudiziaria e di polizia, mettendo in campo gli strumenti più idonei a isolare e bloccare i canali di finanziamento, così come quelli di approvvigionamento di armi alle organizzazioni terroristiche. Occorre migliorare le attività investigative e di intelligence comuni e approntare misure adeguate a prevenire e contrastare la radicalizzazione che è alla base di questi attacchi. In questo momento di dolore il nostro Paese deve stringersi attorno ai nostri connazionali e a tutti coloro che a Nizza hanno perso familiari e amici. Ho già fatto arrivare al Presidente dell'Assemblea nazionale francese, Claude Bartoloni, i sentimenti di profonda vicinanza e solidarietà miei e della Camera dei Deputati. Vi invito ora ad osservare un minuto di silenzio. Vi ringrazio. Adesso do la parola agli iscritti a parlare.
Il primo è iscritto a parlare al deputato Alessio Tacconi. Prego, deputato. Credo che questo microfono non funzioni, magari è meglio cambiarlo. Grazie Presidente. Prego. Piangiamo oggi ancora una volta le vittime di un attentato terroristico vigliacco, efferato, logicamente inconcepibile. Questa volta è stata attaccata Nizza. Piangiamo le vite perdute dei nostri connazionali insieme a tutte le altre vittime francesi e di altre nazionalità. Il gruppo del Partito Democratico è vicino all'intero popolo francese, ai cittadini di Nizza, ai concittadini italiani che risiedono in quella zona e si stringe con un abbraccio attorno alle famiglie di chi è stato ucciso lo scorso giovedì e di chi ancora sta lottando per aggrapparsi alla vita. I responsabili dell'orrido attacco di Nizza, guidati da un'ideologia malata che nulla ha a che spartire con la religione che dicono di seguire, questa volta hanno scelto proprio la festa nazionale per colpire ed uccidere, credendo di poter scalfire in questo modo i valori universali che il 14 luglio rappresenta: libertà, uguaglianza, fratellanza. Sono tre parole che sono diventate un simbolo in tutto il mondo e che guidano da centinaia di anni ormai ogni giorno i comportamenti di vita sociale di miliardi di persone. Ebbene, lo vogliamo dire in maniera decisa.